noi invitiamo tutti gli italiani ad un voto utile per difendere i propri interessi e i propri valori verso i candidati dell'Unione di Centro che si presentano da soli e al Nord cercando di fermare la straripante arroganza della Lega di cui sta facendo le spese già oggi il PDL. Lo stesso PDL ormai è imbambolato davanti alla Lega. Diciamo agli italiani, prima che sia troppo tardi, fermate la Lega. Al Sud c'è un'arroganza e un fallimento delle giunte di sinistra, diciamo alternativa di buon governo per il Mezzogiorno d'Italia. Questi sono i due messaggi che noi diamo. Al Nord fermiamo la Lega prima che sia troppo tardi, ormai anche il PDL è imbambolato, vittima dell'arroganza e della presupponenza della Lega. Pensiamoci bene e finché è possibile diciamo stop alla Lega nel Nord. Nel Mezzogiorno c'è un grandissimo malgoverno e noi speriamo, scegliendo i candidati migliori, che si apra una pagina diversa perché la sinistra ha gravemente fallito. Naturalmente rivolgiamo un ringraziamento ai nostri candidati presidenti che si stanno battendo come leoni in presenza di un totale annullamento della par condicio che è stata di fatto cassata per volontà della maggioranza. È stata la campagna elettorale dei falò, dei giuramenti, delle piazze, una campagna elettorale costellata da troppo odio, troppo rancore, troppe bagianate. Mancava solo quella dei parchi di golf di ieri della Brambilla che ha completato il discorso. Devo dire poiché all'offensiva dell'odio del presidente Berlusconi rispondiamo con l'offensiva dell'amore, ho invitato la Polverini qui a questa conferenza stampa. Come vedete sosteniamo solo i migliori. Niente, non aggiungo altro perché avevo detto tutto. Ci fa piacere per un fatto simbolico che in questa ultima conferenza stampa ci sia Renata. Noi crediamo che in queste ultime ore bisogna rivolgere un appello particolare agli elettori del Lazio. Voi sapete quante polemiche abbiamo avuto con la PDL, però dobbiamo onestamente riconoscere che, al di là delle modalità su cui non riapriamo il discorso, ma che l'assenza della lista della PDL è molto negativa per gli elettori, e io devo dire, da questo punto di vista, è molto importante che si moltiplichino gli sforzi a Roma. Naturalmente noi chiediamo a Roma un voto per il nostro partito, che è anche automaticamente un voto per la Polverini, ma anche i voti che non fossero indirizzati al nostro partito e fossero indirizzati solo al Presidente per noi vanno benissimo, perché per noi il primo obiettivo è la vittoria. Ho detto prima che abbiamo una doppia contabilità, conteremo i voti e li peseremo, per cui in questo caso li vogliamo contare, ma soprattutto li vogliamo pesare, per cui vogliamo che i nostri voti siano determinanti per la vittoria di Renata, la quale, tra parentesi, è lei l'avversaria della Bonino. In questi ultimi giorni abbiamo, i sondaggi non si possono dire, però abbiamo una sensazione, girando, che un po' di smarrimento sia stato ampiamente recuperato, che se la campagna elettorale durasse una settimana di più non ci sarebbe battaglia, dura una settimana di meno, cioè finiamo domenica, però siamo in grande recupero c'è soprattutto da quando si è focalizzato il fatto che c'è la Polverini e c'è la Bonino, non c'è Bersani, Berlusconi, Casini, noi siamo tutti sullo sfondo, i due candidati sono loro, non c'è solo il problema dei nostri valori che noi difendiamo con la Polverini, su questo vorrei essere molto preciso, la Polverini noi l'abbiamo scelto per due ragioni, perché difende i nostri valori, ma perché ha una visione sociale di questo Lazio sul lavoro, sulle questioni che riguardano gli ammortizzatori sociali, le imprese, la necessità di fare battaglie per i più deboli. Non ha una visione, diciamo così, liberista con cui noi non ci potremmo identificare, poiché ricordiamo tutti cosa pensa
su problemi importanti che riguarda i diritti dei lavoratori, l'articolo 18 eccetera, la onorevole Bonino, che noi chiaramente rispettiamo, noi però su quella linea non ci siamo. Allora, buongiorno a tutti, questo è l'ultimo giorno di impegno di campagna elettorale e devo dire che è un'altra giornata straordinaria. Già fatto diverse cose stamattina, c'è una grande voglia di partecipare a questo voto e c'è una voglia straordinaria di partecipare al cambiamento di questa regione rispetto ad una giunta di centrosinistra che non è stata all'altezza. Credo che riconoscersi negli stessi valori sia elemento di garanzia anche per gli elettori, che con serenità possono esprimere un loro voto e una loro preferenza. Quindi per me la garanzia di avere l'UDC in coalizione chiaramente è quella che i nostri valori, il rispetto della vita, l'impegno per la famiglia, la progettualità di una regione che con il suo sviluppo rimette in moto l'economia e quindi il lavoro, che garantisce condizioni per i lavoratori con la salvaguardia dei diritti acquisiti. Io da questo punto di vista ho una storia di 27 anni di militanza sindacale, ho difeso le tutele, i diritti conquistati con tante battaglie dai lavoratori e questo credo sia elemento di garanzia in un momento difficile dove per fortuna ci stiamo lasciando una crisi tremenda alle spalle, ma che ci appunto deve stimolare ancora di più per intercettare tutto questo mondo straordinario che c'è nel Lazio, che è in grado di creare condizioni per rimettere in moto l'economia. Guardate, io sono nata a Roma, sono sempre vissuta in questa regione, la conosco benissimo. Ho visitato in questi 3 mesi, in questa campagna elettorale che ho definito porta a porta, veramente un territorio straordinario. Ho girato in largo e in lungo la nostra regione, ero assolutamente convinta che la regione fosse migliore di chi l'ha rappresentata fino ad oggi. Oggi ne ho l'assoluta consapevolezza. Il mio programma è partito con 4 parole precise: lavoro, famiglia, salute e futuro. Intorno a queste parole ho costruito una campagna di ascolto importante, ho incontrato oltre 100 associazioni di rappresentanza economiche e sociali della nostra regione, ho visitato oltre 40 strutture sanitarie, perché questo è il primo tema del quale personalmente mi occuperò, considerando che la nostra regione assorbe da sola il 60% dell'intero debito nazionale, che per questo ci fa pagare le tasse più care del paese, ma che soprattutto non è in grado di offrire, malgrado le eccellenze e le professionalità, un servizio di qualità, efficiente e facilmente accessibile. Ho incontrato tanti imprenditori, tanti lavoratori, insieme ai quali abbiamo scritto un programma di rilancio dei nostri territori e delle nostre economie, ho incontrato tante famiglie, anche oggi ho accettato un secondo invito a pranzo da una famiglia che ho incontrato in un mercato rionale, uno l'avevo accettato qualche giorno fa, questa signora mi ha detto ma a casa della signora Maria c'è andata, perché non viene anche da noi, quindi anche oggi pranzerò con le famiglie di questa regione per le quali si può e si deve fare molto, perché è un nucleo fondante della società e perché noi dobbiamo investire, perché tutti i problemi dei quali parliamo si trovano all'interno della famiglia: il precariato, la disoccupazione, l'emergenza casa, la sanità che non funziona, i figli, gli anziani, i disabili, sono tutte emergenze che si trovano all'interno dei nuclei familiari e noi su questo abbiamo un programma preciso di impegni concreti. Grazie a tutti, ciao. Io continuo la mia corsa, ciao, verso la regione. Ciao.